Orientamento e inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità è il percorso attivato dall'amministrazione comunale di Pescara in collaborazione con Diverso Uguali ODV. I partecipanti svolgeranno tirocini formativi nell'ambito di imprese turistiche. Greta Massimi, questo è un progetto dal fine assolutamente nobile, direi. Ecco, in che cosa si sostanzia? Entriamo proprio nel dettaglio. Sì, allora, il Comune di Pescara all'interno del piano sociale ha stipulato un accordo di coprogettazione con l'associazione Diversi Uguali per poter permettere lo svolgimento di tirocini di inclusione rivolto a persone con disabilità, al fine di consentire a 6 ragazzi di svolgere tirocini per la durata di 3 mesi presso gli stabilimenti balneari, in quanto la stagione estiva, diciamo, consente a questi ragazzi di stare all'aria aperta, di potersi a contatto con le persone e di poter svolgere tutte quelle attività che sono consuetudine svolgersi all'interno di stabilimenti, quindi dal bancone a contatto con i clienti, ma anche il supporto nella pulizia delle spiagge, perché come hanno detto poc'anzi i ragazzi sono entusiasti e non vedono l'ora di partire. Assessore, è un progetto di indubbia rilevanza sociale. Voi come comune ci mettete la parte tecnica, lo ha detto proprio lei in conferenza stampa, ma direi anche e soprattutto il cuore. Sì, la parte tecnica e la sensibilità che questi ragazzi meritano tutto. Questo progetto l'ho fortemente voluto. Poi sono ragazzi che saranno inseriti in qualche modo nel mondo del lavoro, no? Sì, questi ragazzi saranno inseriti al mondo del lavoro in alcuni stabilimenti che ci hanno dato la loro disponibilità, nonostante non avessero bisogno di personale. Però ecco, sono felice di aver trovato anche alcuni stabilimenti che sono stati sensibili, perché la sensibilità non si trova tutti i giorni. Che cosa rappresenta questo progetto? Questo progetto rappresenta la continuità in impegno, in costanza, in voglia da parte del Comune di Pescara di realizzare un qualcosa di strutturato, un esempio di buona pratica, che ormai da 4 anni realizza progetti dove si portano dei risultati concreti. Quindi veramente rappresenta la continuità, che oggi è un grande valore aggiunto.